La convenzione sussiste fra il Comune di Foligno, ente proprietario dell'impianto, del territorio comunale, e la Foligno Calcio o società sportiva ASRL, e regola l'utilizzo da parte della prima di tutta la struttura nei confronti dell'ente. Questa convenzione risale al 2010. Nel 2017 fu fatta una scrittura privata fra il Foligno Calcio SRL e la Fulginium ASD, non fra le persone, ma fra le due compagini sociali o societarie, che dir si voglia, che è poco appropriato per una società sportiva dilettantistica, però per darvi l'idea, fra le due società è stata fatta una scrittura privata che, a nostro modo di vedere, salvi errori e salvi possibilità di smentita da chi ha un'autorità superiore, è una scrittura privata che è assolutamente compatibile con la concessione che il Comune ha dato alla Foligno Calcio. Non c'è nessuna contraddizione fra gli obblighi che la prima scritta, che la concessione pone nei confronti della Foligno Calcio, e gli obblighi che la Foligno Calcio si è assunti nei confronti della Fulginium ASD. Tant'è, la prova provata di quello che dico sta nel fatto che dal 2017 ad oggi, cambiando i soggetti sia dal punto di vista delle due società che dal punto di vista dell'amministrazione comunale, a questa scrittura privata è stata data ampia esecuzione senza che nessuno mai ne contestasse la validità. Ed è il titolo in forza del quale la Fulginium ASD ad oggi ha ancora il possesso della struttura. Scrittura privata che prevede un uso promiscuo con la Foligno Calcio SRL. Anzi, dirò una cosa in più, che saremmo stati disposti anche a organizzare degli eventi in favore, sempre perché qui c'è un carico mutuale da pagare, quindi non è che noi vogliamo stare in paradiso a dispetto dei santi, quello mai, ok? Saremmo stati disposti, è stato sempre pagato, però scusi D'Angelo, però io rappresento Fulginium ASD, quindi queste domande non le deve fare a me. Lei sta dicendo adesso che queste domande, no, io sto parlando di per il futuro. Il pregresso era un obbligo della Foligno Calcio. Il pregresso, avvocato, c'erano Fulginium e Foligno, i cui rapporti sono ben disciplinati nell'ambito di titoli, i quali dicono a chiare lettere che il mutuo gravava e grava ancora la Foligno Calcio SRL. Quindi ripeto, per il pregresso ha sbagliato solo il soggetto passivo a cui rivolgere la domanda. La dovete rifare a voi stessi andando a leggere le carte della contabilità e vedrete se questo mutuo è stato adempiuto. Non era un obbligo a carico della Fulginium ASD. Quindi non siamo né nella volontà né in grado di poter rispondere. Non abbiamo trovato uno straccio di ricevuta, uno straccio di bonifico a favore della Fulginium al Foligno Calcio. Quello che mi dicono le mie carte. Guardi, anche quindi, prego, prego, avvocato. Da poco. Quello era per il futuro. No. Adesso il mutuo lo stiamo pagando noi del Foligno Calcio. Che siete quindi, il soggetto quindi, obbligato a pagarlo. Perfetto. Quindi non state facendo nulla di straordinario. Ecco. Che lo devo pagare io? Okay. Sì. La struttura è nostra, del Foligno Calcio. No. Io ridistendo i toni. Noi siamo disposti a tutto, ma sempre però rispettandoci a vicenda, perché non bisogna toccare la dignità. Poi se ci sono delle situazioni poco chiare, quelle non riguardano Fulginium ST. Il nostro obiettivo era quello di, e è tuttora quello, di trovare una situazione per cui si possa magari anche ridiscutere accordi fatti in precedenza che in questo momento non sono graditi, ci si dà una stretta di mano e ci si dice va bene, collaboriamo, noi siamo disposti a vediamo, mi date questo, ti posso dare questo, e se poi troviamo una soluzione, io sono fiducioso, io sono ottimista che
che devo fare? Però io devo garantire, dobbiamo garantire tutti per il bene dei ragazzi, per il bene dei ragazzi e delle famiglie. Io questo voglio tutelare. Tutelerò questo fino a prova contraria.